14 agosto, registrazione per Viviana, audio di 9 minuti 40 secondi. Domanda. Viviana, ciao, sono qui per aiutarti, o almeno tentare di farlo. Sono giorni che seguo la tua vicenda, la tua storia, e sinceramente non ci riesco a dormire la notte. Se hai qualcosa da dire, io sono qui per aiutarti, Gioia. Ti lascio libera. Se riesci ad arrivare a parlarmi, sono qui per ascoltarti. Se vuoi dare una mano anche per trovare il bambino, il tuo bambino, Gioele, tuo figlio. Ok, Viviana, io sono qui. Se vuoi parlare, ti ascolto. Cercheremo di tradurre, di sentire quello che dici, va bene? Ti aspetto, io sono pronta. Ci sei, Viviana? Viviana, parlami, Gioia, non avere paura. Parla liberamente. Dimmi come stai. Dimmi quello che vuoi e se vuoi parla del bambino, se hai qualcosa da dire. Sai che lo cercano, no? Parlami Viviana, ti ascolto cara, ti va di parlare, cos'è successo? Risposta, a 2 minuti 06, sono qui, siamo arrivati, ciao. Sottofondo, mamma dove sei? Sto qui. Dicevo, sono venuti tutti qua, aiuto, tutti qua sono, devo agire, non c'è tempo. Mi sembra più che logico che i cani sono più veloci. A 2 minuti 29, bambino. Mamma, ti prego, portami via. A 2 minuti 33 le voci sono addossate. Che succede? A 2 minuti 39. Maledizione, se lo tocchi muori. Voce bambino, 2 minuti e 40, breve urlo. Non sento niente, papà. A 2 minuti 42. Devi uccidermi. Poi i cani purtroppo, ed è successo senza muoversi. Ero un po' assopita nel bosco. 2 minuti e 59 urlo. Bloccati poi davanti a me. 3 minuti e 03. Così l'hanno preso. 3 minuti e 06. Dal traliccio ho visto mio figlio Gioele. Se l'è portato il capo, nota bene. Potrebbe riferirsi a un capobranco. 3 minuti e 13. No, smettila, ti ho detto di lasciarmi. No, lascialo. 3 minuti e 22. Lasciaci, anche a orecchio nudo. 3 minuti e 23. No, lasciami. Domanda 2. 3 minuti e 26. Dove si trova Gioele, Viviana? Aiutaci. Risposta. 3 minuti e 33. Gli agenti non hanno avuto mai fiuto e nemmeno fede. 3 minuti e 40. Dove lui scappa? Dove lui si trova ed è morto già da 3 minuti e 48. Lunedì alle 16, ma 11 giorni fa. 3 minuti e 52. Gioele ora non esiste più. Ma esiste qui un luogo, 3 minuti e 57, dove entri e diventi cibo. Domanda 3. Come stai tu? Come stai, Viviana? Risposta. 4 minuti e 20. La morte mi ha stupita. Ho visto tutto quello che dovevo fare. 4 minuti e 22. Sono triste ma sopprimo. 4 minuti e 23. Ciao, sembra il bambino. 4 minuti e 26. Libera, sto bene. Peccato che tutto questo clamore creato 4 minuti e 48. Mi disturba l'anima. Correggo, 4 minuti e 38. Mi disturba l'anima. Domanda 4. Hai avuto paura per l'incidente? Hai avuto paura? Risulta abbastanza chiara e riconoscibile il tono della voce. Risposta. 4 minuti e 49. Ma l'incidente non l'ho capito io. 4 minuti e 54. Ti sposti di lato gli occhi e vedi il furgone tutto. Sopra noi, 5 minuti 06, sei ubriaco? 5 minuti 08, ho visto la gente che non mi è piaciuta e ho preferito allontanarmi dal posto. Domanda 5, vuoi che dica qualcosa a tuo marito? Non mi ricordo come si chiama. Mi scuso, ma ai tempi non avevo ben memorizzato il nome ancora. Nota bene, in questa risposta si sente sopra la voce anche quella del bambino che canticchia. 5 minuti 26, ehi Dani, mi dispiace molto non esserti di conforto. 5 minuti e 36. Purtroppo quello che è successo, ho dato un duro colpo al cuore a tutti. 5 minuti e 44. E adesso porto questo peso. Domanda 6. L'ho fatta per provare un po' l'identità e le intenzioni dell'entità presente. Vuoi che telefono agli inquirenti? Non ho mai fatto una cosa simile. Ho anche un po' paura, perché sai, a volte la gente non crede in queste cose, non è facile. Ci vogliono le prove sicure. Viviana, io ho fiducia in te, ti credo.
E se può servire, io spero che questa cosa porti un risultato, anche per calmare gli animi, per le persone che cercano il bambino, che ci sia, non dico un buon fine, perché ormai tu non ci sei più, ma per tuo figlio, che si concluda tutto questo in un modo o in un altro ormai. Perché è tutto molto strano, Viviana, lo sai, no? Perché ti sei allontanata così tanto. Ti va di parlarmi di questa cosa? Risposta, 6 minuti e 49. Vabbè, non ti riguarda, rimarresti stupita. Se io potessi tornerei giù, indietro, nel tempo. 7 minuti. Daniele, non avere dubbi su di me. Non avrei fatto niente al nostro bambino. 7 minuti e 11. Era da diverso tempo che volevo un giaccone scuba nuovo. 7 minuti e 20. Io non ti conosco. Penso sia rivolto a me. Potresti pensare che quello che dico è un enigma. Domanda 7. Hai altro da dirmi, Viviana? Io ti sono vicina, quando hai voglia di parlare. Posso essere un'amica per te. Mi dispiace non averti conosciuta. Amiamo la musica tutte e due. Ho visto dei video bellissimi tuoi. 7 minuti e 47. Mi precede quasi. Rinunciaci. Noi da qui non avremo più conversazioni. 7 minuti e 54. Prega, grazie per tutto quello che fai. 8 minuti e 01. Prega pure per il Covid e per le persone gravi che soffrono. Domanda 8. Bene, adesso devo estrapolare quello che hai detto. Cerca di farlo, non è facile, Gioia, perché questo è un metodo un po' particolare. Ti va di dirmi nome e cognome finale per farti riconoscere? O una frase che permette di capire che sei tu? Te lo chiedo per sicurezza, Gioia, perché non vedendoti non posso sapere se sei tu. Ho bisogno di sapere che sei tu e che tutto quello che è stato detto è reale, Gioia. Ne abbiamo bisogno se vogliamo dare una mano, perché questa vicenda trovi la sua pace, quantomeno, ok? Risposta breve e lontana. Papi, rassegnati, non c'è più tua figlia. Vorrei averti qui, ne ho bisogno. Quello che avete sentito è il colloquio avuto da una medium molto brava palermitana e presumibilmente Viviana e Gioele. Teniamo a precisare, perché è importante, che questo colloquio sarebbe avvenuto ad agosto 2020. Allora, alla luce di ciò che sappiamo oggi, diventa molto interessante quella traccia del giubbotto scuba che Viviana vorrebbe acquistare. Chissà che non vi sia a Sant'Agata, ad esempio, un negozio che vende questo tipo di articoli. La medium in questione ha proposto questa registrazione anche alla famiglia Mondello, molto correttamente, l'ha tenuta per sé per tanto tempo, è stata ignorata perché ovviamente questi sono discorsi molto delicati. Quindi Mariella Mondello ovviamente aveva tutto il diritto di non valutare opzioni come queste, anche se poi c'è da dire che chi valuta un esorcismo potrebbe anche valutare queste cose.